Una frattura profonda su Autostrade Conte i 5 Stelle vogliono la revoca, PD Italia Viva no. Nel Consiglio dei Ministri lampo, durato appena mezz'ora, non c'è stato neppure il tempo di accennare alla vicenda, tutto rinviato a domani. Ma per il Presidente del Consiglio i Benetton prendono in giro il Paese e la revoca sarà inevitabile. Non c'è spazio per slogan populisti, ribatte invece Matteo Renzi. Tra poco, con il dossier autostrade ancora aperto, Conte vola a Berlino per incontrare la Merkel alla guida anche del semestre europeo in vista del vertice di venerdì sul Recovery Fund, il piano di rilancio di 750 miliardi. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio al Piccolo di Trieste, sottolinea come Bruxelles debba adottare misure innovative a sostegno dei cittadini, quegli stessi che continuano a protestare per chiedere aiuto, come le partite IVA del settore del turismo, particolarmente colpito dalla crisi. Perché in piazza, perché siamo tutti partita IVA e siamo tutti qui a chiedere la sospensione delle tasse senza sanzioni. Chiediamo almeno di avere un salario fino al prossimo anno. Abbiamo bisogno di sostegno fino a quando non ci sarà la ripresa. Quindi aiuti concreti, sostegno. Il 95% del nostro lavoro è con americani e giapponesi, purtroppo sa come sta andando, è veramente tragica la situazione.